che di domenica viene qui invece di andare a passeggio. E richiamo però questa circostanza che ormai dovrebbe essere sempre più chiaro che il fare filosofia decide della storia dei popoli, cioè non è che siamo qui, insomma, tra di noi, mette fuori la realtà, si costituisce. La filosofia si presenta sempre più chiaramente come decisiva per il futuro dell'umanità. Ecco allora che da questo punto di vista lo star qui di domenica a parlare della festa perde un po' di quel carattere di curiosità intellettuale, di passatempo intellettuale che certamente ha o può avere. Ho trovato il titolo che è stato messo, ecco, la festa e lo sguardo del mortale, l'ho trovato, forse è stato il professor Donà a metterlo, con molta amabilità, perché questa espressione sguardo del mortale è un po' mia, diciamo così, ecco, come contrapposta a, lo so che queste espressioni dette così danno l'impressione di retorica, di enfasi, però bisogna vedere nel contesto che loro trovano. Contrapposta a questa espressione, lo sguardo del mortale, all'espressione lo sguardo del destino, ma qui chiudo subito la parentesi per dire che dunque mi ci ritrovo in questo titolo. Mi ci ritrovo perché la festa è un bisogno del mortale. Ecco, noi siamo convinti di essere dei mortali. Non discutiamo su questo fatto, e così come non discutiamo sul fatto che la mattina il sole è là, poi si muove nel cielo, poi la sera è dall'altra parte. Chi discuterebbe questo? Ma così a prima vista nessuno, eppure viene Copernico, viene Galileo, viene la scienza che dice no, questa assoluta evidenza va tutta ripensata, le cose non stanno così. La filosofia da questo punto di vista è un ipercopernicismo o ipercopernicanesimo, come diavolo si possa dire. Scaravolta, rovescia tutte le nostre certezze, anche questa, siamo dei mortali o siamo qualcosa di infinitamente di più del nostro essere mortali, ma tutta la nostra cultura ci schiaccia lì nel nostro ruolo di mortali e di coloro che guardano il mondo da mortali. E allora il gioco è già fatto. Una volta che si opera questa prima mossa, come nelle grandi partite di scacchi, la prima mossa decide di tutto il resto. Noi non avremo tempo certamente di parlare di questa mossa, però vorrei così dire, ecco, si guardi con sospetto questa nostra convinzione tolemaica che noi siamo dei mortali, che non ci sia anche qui un Copernico, che non può essere né uno di noi, nemmeno un Dio, ma una copernicità, ecco, diciamo così, non ci può essere anche qui qualche cosa che rovescia radicalmente questa nostra convinzione per cui siamo povere cose che nascono, muoiono, effimere, caduche, temporali. Il fatto sì è che sulla base di questa convinzione, che peraltro ci prende tutti, sulla base di questa convinzione nasce il bisogno della festa. Ecco, il professor Donà ha anticipato molte delle cose che io potrei dire adesso. Nasce il bisogno della festa. Se ci si sente dei mortali, c'è bisogno della teoria. Ecco, perché, come diceva il professor Donà, la parola greca teoria, anticamente in Grecia significa appunto contemplazione, ma contemplazione festiva, il guardare la liberazione dal peso quotidiano del lavoro, della morte, del dolore, sollevandosi al di sopra di questo peso e contemplandolo, stando in una dimensione che essendo soprastante in qualche modo salva da ciò che essa guarda. Qui
Massimo mi ha tentato, perché ha introdotto il concetto di totalità. E allora questo mio primo intervento si limita a questo rapporto tra la parola totalità, integrità, incolumità, festività, perché qui il linguaggio, e chiedo scusa a quanti già hanno sentito queste cose da sottoscritto, il linguaggio è più sapiente che non ciò che col linguaggio sin dall'inizio si dice. C'è una sapienza originaria del linguaggio che precede, chiedo scusa della ripetizione, che precede quanto con esso viene poi espresso già dall'inizio con i grandi miti, Perché il linguaggio dice appunto teoria, e gli amici glottologi ci dicono che la parola teoria è costruita su quella radice tse, che è comune a un gruppo di parole decisive. Teoria, tse qui è la contemplazione, ma tse è anche la radice di quel tse che è la base della parola felix. Quindi lo stare nella teoria è lo stare nella felicità, e questa radice te, che è difficile pronunciare, anzi la pronuncia è una pura congettura, questa radice te sta alla base anche per esempio della parola greca tele, che vuol dire mammella, che vuol dire la donna che sostiene l'infante e gli dà vita. Felix, festa, il linguaggio ci dice, ecco, siamo nello stesso luogo, il luogo della felicità, il luogo della festa e il luogo del materno, ma se, chiedendo qualche permesso ai glottologi, teniamo presente che la radice de è imparentata, fortemente imparentata con la radice des, e se teniamo presente che da questa radice viene fuori addirittura Theos, Dio, il modo in cui il Dio viene pronunciato dai greci, e allora ecco il gruppo di dimensioni semantiche che emergono pronunciando la parola festa, il festivo, la felicità, la maternità, la divinità, la divinità. In effetti la festa, come dicevo prima, è un sollevarsi, ma non lasciando qualcosa di sé giù, come quando noi ci arrampichiamo perché c'è sotto un pericolo e ci vogliamo portare tutti integri, incolumi, in alto. Io penso che la parola celus caelus abbia a che fare con la parola kello, che vuol dire spingo in alto. Noi diciamo colle, i greci dicono colophon, è sempre la stessa radice kelly in questo caso, che indica il portarsi in alto, ma senza perdere qualche cosa di noi in questo nostro salvarci. Anche qui il linguaggio, l'interrogazione del linguaggio è formidabile, perché quando noi diciamo salvezza parliamo di chi è salvus, e siccome si sa che la sibilante latina corrisponde a un'aspirante greca, e allora salvus è holos, che in greco vuol dire appunto tutto, chi è salvo è un tutto, to holon, è il tutto, salvus, l'antico latino dice anche solus, e allora qui l'assonanza con la lingua greca diventa anche più perspicua, holos, e ci portiamo in alto spinti, ecco, spinti verso integri, e quindi salvi e tutti, e in totalità, non intendiamo perdere ciò che siamo e ciò che amiamo, siamo spinti in alto, ecco, nel colle, ma c'è un'espressione ancora più interessante che è la parola colonna. E noi dobbiamo portarci in alto per salvarci dal pericolo della vita, e
in questo modo aprire il clima festivo, perché in ciò consiste la festa come salvazione, salute, portarci in alto in columi, questo columi è columen, columen è in colui, l'incolume è colui che sta al culmine, sulla colonna della salvezza, in columine. Ecco allora che a questo punto è decisivo la ricognizione del significato dell'integrità, della totalità di ciò che viene posto in alto. Noi apparteniamo a una cultura che sempre più decisamente insegna che ciò che riusciamo a portare in alto, salvo, è dapprima una parte di noi stessi, e che viene sempre più chiaramente configurandosi come la parte conoscitiva dell'uomo, l'anima. E i greci non credono che in alto si possa portare anche il corpo. Poi il cristianesimo dice c'è la resurrezione, in columine c'è anche il corpo. Ecco, ma perché anche il cristianesimo appartiene allo sguardo del mortale? Ma perché già il concetto di una resurrezione presuppone il concetto di una mortificazione del corporeo, il corpo muore. E quando ormai Gesù parla e Paolo, soprattutto Paolo, quale conosceva la sofia dei greci, e quando Paolo parla intende che il corpo dapprima morendo si annienta e dopo risorge, esce di nuovo dal niente. Ecco, questo è il tipico sguardo del mortale, l'annientabilità delle cose che viene a cui si pone rimedio attraverso una resurrezione che la presuppone. Nel mio secondo intervento vorrò, ma un po' anticipando quello che ci diremo a Roma, perché a Roma con Monsignor Coda discuteremo, mi pare che si possa dire, con l'ex presidente dell'Iran, il presidente Khatami, un po' su queste cose qui. E allora vorrò dire che questa concezione in cui noi siamo polvere, sei polvere e ritornerai ad essere polvere, quel sentirsi polvere che ha bisogno di salvarsi nel festivo, secondo il modo di guardare del mortale, questo sentirci polvere è l'omicidio originario, è l'enticidio originario. L'omicidio originario è innanzitutto pensare che noi siamo polvere e quindi siamo niente e che dunque occorre la salvezza, la festa, il signore della festa, il salvatore. Con l'amico Coda, al quale mi lega oltre che la grande stima anche un grande affetto. Discutiamo di queste cose, ma non per farci sentire da un pubblico per quanto amabile come questo che ci sta ascoltando, ma perché ci interessa a entrambi andare al fondo della questione. Ecco, andando oltre gli irrigidimenti che ci possono essere oggi estremamente pericolosi, perché c'è poco da dire, oggi direi che insieme alla fame il problema religioso è quello che determina la conflittualità tra i popoli. È uno il tema, è la fame interpretata dalla religione. Ieri era la fame interpretata dall'Unione Sovietica, che era alla guida dei popoli affamati e interpretava la loro fame. Oggi è la religione che si pone, e soprattutto la religione islamica, perché credo che la Chiesa Cattolica ci avrebbe tenuto a fare quello che oggi l'avrebbe fatto con più stile, chiedendo con massimo rispetto per l'Islam, ma ci avrebbe tenuto ad essere essa la testa
dei popoli poveri, e guidare e interpretare la loro fame e portarla essa in culmine. Io mi fermerei qui. Una quantità di problemi tutti importanti. Qualche andrò spiluccando qualcosa tra quello che ha detto l'amico Cosa e quello che ha detto l'amico Donato. Era interessante quello che diceva il signor Cosa, che Dio rischia di venire fuori Parison e Schelling. Io non so se la chiedo oggi ti darebbe ragione, perché un Dio che rischia, lo so che a te può anche non importare, ma un Dio che rischia, se stiamo allo Schelling di Parison, è un Dio che rischia di essere rimasto nulla. Dio sarebbe potuto rimanere nulla. Io non so fino a che punto si spinga la tua discepolanza rispetto a Parison, perché se così stessero le cose, allora si avvererebbe quello che dicevo prima agli amici con i quali parlavo in macchina, che la Chiesa andrà male nella misura in cui abbandona Tommaso d'Aquino, perché Tommaso d'Aquino mai avrebbe detto in sede filosofica che Dio rischia. L'avrebbe detto in sede teologica, in sede teologica. E allora, ecco, la sede è la sede. Allora, dunque, noi parliamo di vari argomenti, la festa, la gastronomia, i festival oggi sono sempre molto interessanti perché il pubblico è sollecitato dei contenuti. Però forse incominceremmo a fare qualche passo se prendessimo in considerazione lo sguardo, appunto, in cui questi contenuti vengono guardati. Perché oggi abbiamo a che fare con una molteplicità di saperi, penso innanzitutto al sapere scientifico, che costituiscono dei modelli in relazione ai quali si deve prendere posizione. Dunque, parliamo di qualcosa. Allora, c'è l'uomo di fede che dice la sua, c'è il matematico che dice la sua, c'è il fisico che dice la sua, c'è lo storico che dice la sua. E dicendo la propria ci si scontra. Se i contenuti vengono affrontati dal punto di vista della nostra prospettiva, la prospettiva è una fede. La fede, anche se c'è qualcuno che vuole sottovalutare l'importanza della definizione paolina, ma la fede è l'argomento delle cose che non si vedono, argumentum non visibilium. E cioè è la volontà che le cose stiano in un certo modo. Io qui amerei che ci si interrompesse. ma quando prima dicevo la filosofia è il decisivo, intendevo dire questo. Monsignor Cosa appartiene a un importantissimo organismo di scambi interculturali tra la Chiesa Cattolica e le altre culture. Cosa sei? Forse il presidente di questo... Sei il presidente forse di questo organismo di scambi culturali tra la Chiesa Cattolica, no. Però è il tuo terreno. Ma quando c'è lo scambio culturale, per esempio, e si discutono questi problemi, adesso io so che sto andando un momento per la tangente, ma è la tangente che conta di più degli elementi iscritti nel cerchio rispetto a cui la tangente è tangente. Se affrontiamo i vari contenuti, la festa, il cancro, la scienza, la fede, eccetera, dai nostri punti di vista, la bioetica, eccetera, ma qui appunto gli argomenti che interessano sono tanti. Eraclito diceva di Pitagora che era capitano di tranelli perché aveva polimazie. Polimatia vuol dire multiscienza, quanto è colto quest'uomo che sa parlare di tutto, certo, ma questi molti logoi si scontrano quando noi stiamo nella fede, perché la fede se è argumentum non apparentium, delle cose che non delle cose che non si mostrano, laddove la filosofia è invece cura per ciò che è safes, per ciò che si mostra, se stiamo nella fede la guerra tra i popoli non sarà estirpabile, perché noi possiamo incominciare a discutere, tu la tua fede, io la mia,
dopo un po', quando lì c'è quello che dobbiamo mangiare e o lo mangi tu o lo mangio io, smettiamo di discutere e ce le diamo. E ce le diamo. Allora, perché la filosofia è decisiva? Perché sin tanto che noi affronteremo i problemi, anche il problema della festa, dal punto di vista delle fedi, lo scontro sarà, la guerra sarà inestirpabile. C'è una tradizione cattolica che parla appunto dell'inestirpabilità della guerra in questo mondo, però la tradizione cattolica è se stessa una fede. Allora, esiste solo la fede? Ecco, la scienza moderna propone, si propone, qui in sala so che c'è l'amico Giorello che avrebbe delle cose molto interessanti da dirci in proposito, ma mi pare che le abbia già dette in un precedente intervento. E la scienza oggi è da capo una fede, Giorello, nel senso che certamente ha una struttura concettuale molto più elaborata che non quella della immediata e spontanea adesione del credente, dice a chi gli parla, sì, ti seguo, e non vuole che si inframmettano altre strutture argomentative tra il proprio sì finale, anche se le strutture argomentative lo preparano, il sì, perché ci sono i preambula fide, la fede ha un carattere di razionalità, ma da ultimo il sì del fedele è senza perché. Non c'è una motivazione assolutamente vincolante, perché se ci fosse una motivazione assolutamente vincolante, il fedele cristiano direbbe, ma allora non c'è bisogno della rivelazione. Io intendo il tuo tacere come un consentire. Se c'è un vincolo, allora non c'è bisogno di una grazia che dica alla ragione umana guarda che le cose stanno così. Allora parlavamo della scienza, se non che oggi la scienza, che ha una struttura concettuale chiaramente differente da quella che porta al sì della fede, oggi la scienza, credo che anche l'amico Giorello su questo punto mi dà ragione, intende tenere ferma la sua rinuncia a ciò che in campo epistemologico si chiama verità assoluta, incontrovertibile. In questo senso è fede, perché anche la fede vuole essere rinuncia alla verità assoluta e incontrovertibile. Cos'è questa verità assoluta e incontrovertibile? È quello che la filosofia ha voluto essere sin dall'inizio. Sin dall'inizio l'uomo è nel terrore. Aristotele chiama questo terrore trauma. Improvvidamente si traduce la parola trauma con meraviglia, ma prima che meraviglia vuol dire angosciato stupore per il luogo sopra il quale ci si vuol porre festivamente. Quindi la festa vuole andare oltre trauma, il terrore, perché c'è poco da scherzare. I vecchi come me ormai la vita la conoscono, ma i giovani sono giovani proprio perché lo dico sempre ai miei studenti, perché ancora non hanno sperimentato il lato terribile della vita. Quindi forse era per questo che Platone diceva che la filosofia bisogna studiarla tardi, perché prima di una certa età il terrore della vita lo si vede da lontano. Bene. Allora, c'è il terrore della morte, del dolore dal quale si vuole uscire. Il mito ha tentato. Io non credo che tu ti offenda se chiamo mito anche il messaggio cristiano, perché intendo per mito la parola che si propone senza un vincolo, senza una motivazione assolutamente vincolante. Ma qui è il pericoloso del mito. Perché i miti tra di loro poi sì, sono comuni nel non essere vincolanti, ma sono profondamente differenti anche quando si chiamano tutti, si riferiscono tutti a Dio. L'Islam e il cristianesimo, sì, proviamo a discutere, ma quando arriviamo al dunque alla specificità delle due fedi, la specificità è l'irriducibile, ci si può mettere d'accordo
su qualche cosa che sta al di sopra, che la comuna. La filosofia ha evocato questo tipo di sapere, che io vedo malauguratamente andare sempre più alla deriva un sapere che non possa essere smentito. Se noi vorremmo mettere in soffitta questo tipo di sapere, l'invenzione del significato di questo sapere è proprio dei greci, è tuttora lì che ci guarda perché se ne approfitti, ma noi non ne approfittiamo, andiamo sempre più verso un tipo di rapporto tra i popoli che è fideistico e dunque pratico. Sono perfettamente d'accordo con quello che dicevi tu prima a proposito della necessità di rivedere la dualità tra pratica e teoria, anche perché la teoria dei greci guarda il pratico. Quando Heidegger crede di distaccarsi dicendo che il pensiero non deve essere produttivo, pratico, tecnico, eccetera, e assume quell'incantevole atteggiamento di chi lascia eccartianamente, lascia essere le cose, che cosa lascia essere? Lascia essere Thauma, lascia essere la praticità, la manipolazione, la distruzione, modificazione delle cose. Lascia essere quel senso delle cose che è proprio del mortale, le cose come effimere e quindi come cose che è giusto trattarle come effimere. Che cos'è la giustizia? Uniquique ius sum tribuere, dice presso poco così Tommaso nella Summa Teologica, è perpetua et constans voluntas uniquique ius sum tribuere. La perpetua e costante volontà di dare a ciascuno ciò che gli spetta. Ma cosa spetta alle cose che noi consideriamo praticamente, cioè come manipolabili? Spetta la nascita e la morte, la produzione e la distruzione, essere create da quel Dio che rischia e che si dà molto da fare, si rimbocca le maniche, demiurgos, è pratico, è sommamente pratico, si riposa. Ma che cosa accade quando noi lasciamo essere le cose in questa loro possibilità di essere manipolate? E siamo giusti quando le trattiamo come manipolabili. Se la giustizia è riconoscere a ciascuna cosa ciò che le spetta, che cosa aspetta le cose che noi consideriamo tutte, anche le più resistenti, ma alla fine tutto andrà alla malora. Anche il cristianesimo dice così, ci sarà un cielo e una terra nuova, sì, e la vecchia, ma sarà perfino dimenticata. Non sentiremo più, questo nell'ultima parte dell'Apocalisse si dice, ci sarà un cielo e una terra nuova. E non sentiremo più, nemmeno, non ci ricorderemo più nemmeno dei dolori della vecchia terra. Ma allora quando le cose sono trattate come manipolabili, sì, come praticabili, si rende loro giustizia manipolandole. Ecco perché io dicevo prima, l'omicidio originario è pensare l'annientabilità e l'annientità originaria dell'uomo. Se io ti penso come un originariamente niente, un originariamente povero, questo è pratico. È la prassi che, presentandosi come concezione teorica, io penso che le cose siano così. Ma in effetti è la volontà, è la fede, che dice alle cose, voi siete niente. Quindi, essendo niente, io vi rendo giustizia trattandovi come ciò che, essendo niente, può essere prodotto, può essere ricondotto nel niente. Io sono giusto quando vi creo e vi distruggo, io sono giusto quando vi manipolo, io sono giusto quando ti uccido. Ecco, arriviamo, se vogliamo riflettere su questo nucleo della praticità, dove teoria e prassi, la teoria del mortale e la prassi si danno la mano, e arriviamo a questa concezione dove, lo so che la coscienza religiosa è turbata
da questo discorso, ma arriviamo alla conclusione che quel Dio che noi ci siamo costruiti è l'omicida originario, perché è quello che inizialmente insegna all'uomo a trattare il tutto rispetto al quale lui rischia, a trattare il tutto come un niente. Eccolo qui, il formidabile enticidio, altro che omicidio, addirittura enticidio. Io ti penso, io ti penso, ma io non è che penso, io, posto che sia il Dio parlante, ecco, io ti penso come, questo ti, io Dio non sto dicendo, penso il nulla come nulla, ma sto dicendo la Chiesa, i corpi, le donne, gli uomini, i sentimenti, gli affetti, io vi penso come originariamente nulla. E Tommaso, che ne sapeva tanto, diceva le creature sono prope nil, sono così vicine al nulla che basta poco per farle slittare nel nulla, sono così vicine al nulla che appunto inizia originariamente in mente dei, come creatura sono nulla. Il pensiero filosofico, ecco, allora da un lato è una sfida per ogni tipo di sapere non filosofico, perché vorrei dirlo anche agli amici scienziati, tutto ciò che non è verità incontrovertibile è fede. Lo so che molte volte mi si dice, ma Severino, riduci la verità al concetto di incontrovertibilità. Prima di tutto bisogna intendersi su cosa vuol dire incontrovertibilità, ma questo astratto, questa dimensione astratta alla quale ho condotto il discorso, se non la discutiamo, tutte le altre sono chiacchiere. Sì, facciamo il festival della filosofia, ma sono chiacchiere. Perché se non si risolve il problema dello sguardo, lo dicevo all'inizio di questo mio intervento, lo sguardo che guarda ciò che è, ogni nostro dialogo, ogni proposito di mettere d'accordo i popoli, ogni proposito di salvare l'uomo, come salvare l'uomo se lo si salva con uno strumento che l'ha originariamente ucciso? Perché quel discorso lì, e chiedo ancora scusa alla coscienza religiosa, come quello di chi inizialmente annienta, ti penso come niente, ecco, tu sei originariamente niente, e così parla quel Dio, ti creo? Ma quindi ti creo dopo averti messo, questo mi sembra terribile, nel sepolcro. Ti annienta e ti metto nel sepolcro. E poi ti salvo e tiro fuori un cadavere che avrà bisogno di un continuo trattamento di rivitalizzazione, perché è un cadavere. È inizialmente pensato come un cadavere, è originariamente un morto. Quel copernicanesimo di cui parlavo prima allude invece a qualche cosa di diverso. Chissà che Gesù quando diceva voi siete dei, chissà se non pensasse a questo qualcosa di assolutamente diverso. Qualche teologo della Chiesa Cattolica dice che questo discorso potrebbe essere un bontà sua, un buon preambolo per il cristianesimo, ma se così fosse, allora il cristianesimo e il cattolicesimo dovrebbero compiere un distacco dalla grecità, dalla distinzione teoria-pratica, un allontanamento dal discorso filosofico ben più radicale di quello che il nostro attuale pontefice mi sembra che incominci a compiere. Chiudo con questa osservazione, non so se anche tu hai questa impressione qui, il nostro attuale pontefice aveva scritto, ma l'ho scritto anche io da qualche parte, mi pare sul Corriere della Sera, è un articolo quando era cardinale di chiara riprovazione della filosofia neoscolastica. E qui siamo a Crema, qui vicino c'è Milano, a Milano c'è l'Università Cattolica che guardando Lovanio riproponeva quel tomismo in cui a Dio si arriva indipendentemente dalla fede. San Tommaso, proprio all'inizio della Summa contro Gentile, dice siccome i maomettani non credono nella Bibbia, allora ecco qui scrivo la Summa contro Gentile nella quale si dimostra in modo vincolante anche per i maomettani, che Dio esiste, che è creatore, eccetera. Dopo è chiaro che inciampa anche lui, grandi, grandi, grandi cadute, perché solo i grandi geni fanno grandi cadute. Ecco, allora, qui vicino c'è Milano, dove all'Università Cattolica si è evoluto nei bei tempi, una volta c'ero anch'io, no?
si voleva, penso a mio maestro Bontadini, penso la cattolica si rifaceva Lovanio, a Cardinal Mercier, a quell'atteggiamento dal quale oggi la Chiesa si va sempre più allontanando. Però lo vedo pericoloso questo allontanamento dalla Chiesa, perché sì, lo vedo bonaventuriano il nostro credo, il nostro Papa attuale, però c'è un distacco rispetto a quell'autonomia della ragione che peraltro si vuole difendere. Ma ecco, tutta questa chiacchierata l'ho fatta per dire, se Gesù, là quando dice voi siete dei, intendesse appunto quello al quale ecco, si riferisce quello sguardo del destino a cui l'amico Donato ha voluto riferirsi, ecco, che cosa straordinariamente diversa sarebbe il cristianesimo, perché voi siete dei vorrebbe dire tutto è eterno, dove è chiaro che ci sarebbe da discutere, ma tutto non nel senso in cui la fisica dice che la quantità totale di energia si conserva, ma nel senso che ogni istante è eterno, quindi anche questo silenzio sospettoso che c'è in questo momento, questo cromatismo eterno, ecco. Chissà se un'ermeneutica del cristianesimo può condurre in questa direzione. Grazie molte di questa cavalcata molto interessante, molto stimolante, e io prendo il discorso dalla coda, anche per cioè da questa tua ultima affermazione sulla quale concordo pienamente. Gesù che dice voi siete dei, e di lì dico qualche cosa così, quanto abbiamo ancora, perché Gesù che dice voi siete dei, e io sono d'accordo con te. Qui c'è una prospettiva sul cristianesimo, una prospettiva del cristianesimo, della fede cristiana, chiamiamola, della esperienza cristiana, che è radicale ed è la prospettiva che il cristianesimo ha portato nelle sue viscere, ha espresso in alcuni momenti di maggiore forza e luce, ed è la prospettiva che il cristianesimo ha da esibire oggi, ha da esprimere dalle sue viscere oggi. Perché quando Gesù dice voi siete dei, non nel Vangelo di Giovanni, questa affermazione viene subito contestata, tra l'altro lui invece dice si rifà al Salmo, eccetera, alla tradizione veterotestamentaria. Che cosa vuol dire? Qui tu hai assolutamente ragione, ed è per questo sono anch'io d'accordo che il tuo pensiero, con diciamo nella sua provocatorietà di spada a doppio taglio, no? E direi anche con le sue unilateralità, perché ogni grande pensiero è unilaterale. Cioè io sono quello di, hai citato Schelling. Wer groß denkt, muss groß irren. Chi pensa in grande deve delirare grandemente. Tu mi dai ragione, quindi deliri. Io deliro anch'io, esattamente, perché bisogna uscire, delirare, cioè uscire dai solchi tracciati. No? Quando Gesù dice voi siete dei, fa questa affermazione, che diciamo poi è alla base della tradizione anche paolina e giovannea, espressa in altri termini, perché esprimerla all'inizio della Chiesa Apostolica in quella terminologia poteva portare molto facilmente a una grande confusione sincretistica, perché come tu ben mi insegni, per la tradizione ellenistica, per le religioni misteriche, dire che l'uomo è teion era la cosa più normale. Occorreva diciamo esprimere questo essere Dio nel senso di Gesù con una consapevolezza anche diversa, che in qualche modo ne evolvesse la verità interiore. Allora io penso che
effettivamente il cristianesimo ha avuto, come dire, ha dovuto attendere, avere pazienza, ha sbagliato anche su molte cose, questo è evidente, non bisogna fare, diciamo, i difensori delle battaglie perdute, bisogna riconoscere gli errori che, come in ogni vita personale, anche in ogni tradizione si fanno, eccetera, ma bisogna anche riconoscere le acquisizioni che si sono fatte. Cioè, io penso che la fede cristiana ha dovuto esibire tutta la sua pazienza storica. E quando Gesù dice voi siete dei, che cosa sostanzialmente viene a dire? Che l'esperienza fondamentale che lui attesta, io e il Padre siamo uno, ego kai pater en esmen, siamo uno, affermazione straordinaria per la ricchezza che ha dal punto di vista anche speculativo, siamo uno, ma è un siamo, è un plurale, sono due distinti, io e il Padre, io e l'altro siamo uno, essendo altro siamo uno essendo l'uno e l'altro. Quando dice voi siete dei, no, esprime la realtà che ogni creatura umana, e diciamo più ogni essere creato, ha il suo destino, ha la sua vocazione, diciamo in termini biblici, ha la sua vocazione proprio in questo essere partecipi, dice la prima lettera di Giovanni, teias physeos, koinonoi teias physeos, partecipi della natura divina. Partecipi è Platone. Prima lettera di Pietro. Sì, sì, ma che metterci è Platone, e Gesù dice noi siamo eterni per noi stessi, in quanto noi, lo dice? Sì, in quanto noi siamo uno, in quanto io e il Padre siamo non uno. Non partecipiamo, siamo eterni. Siamo uno. Ecco, in quanto noi siamo uno, voi siete uno, perché Gesù, Giovanni 17, dice come io e il Padre siamo uno, anche voi in noi siate uno, en, è lo stesso termine. Ora, questo qui è certamente è una ricchezza. Però non c'è più la creazione. Come? Non c'è più la creazione. Bisogna intendere la creazione, riintendere, fare un'ermeneutica, come tu dicevi giustamente, della creazione in questo orizzonte. Ecco, questo è il punto.